Buonasera e benvenuti a questa edizione serale di TG Cosmos. Oggi 1 marzo, martedì, andiamo come sempre con la cronaca in primo piano. I funerali di Michele Sarli, il 25enne padulese, deceduto domenica scorsa in seguito ad un incidente stradale sulla strada provinciale 51A che collega Sassano a Padula, previsti per domani, 2 marzo, al convento di San Francesco a Padula, sono stati rinviati ad ora da destinarsi perché la salma resta ancora a disposizione dell'autorità giudiziaria per motivi burocratici. E sempre con la cronaca, però ci trasferiamo questa volta a Sapri, sorpreso mentre spaccia eroina, arrestato 36enne. I particolari nel prossimo servizio. Nel corso di una serie di controlli eseguiti nell'ultimo weekend dai carabinieri della compagnia di Sapri, tesi al contrasto dei reati di larga diffusione, i militari del nucleo operativo hanno tratto in arresto un 35enne per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva alcune dosi di eroina ad un acquirente occasionale. Dopo le formalità di rito è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. Nell'ambito di servizi di vigilanza ambientale e controllo sul territorio, il personale del Comando Stazione Forestale di Casaletto Spartano ha scoperto nel comune di Morigerati, in località Fiume Bussento, Fenoselle, il taglio abusivo di numerosi alberi ricadenti nel perimetro dell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L'area oggetto di taglio ricadeva sia in un fondo privato sia in una zona A del parco e pertanto sottoposta ai vincoli idrogeologici e paesaggistici. Accertato il reato di taglio bosco di specie quercine senza le dovute autorizzazioni, gli uomini della forestale hanno sequestrato gli alberi tagliati e denunciato all'autorità competente il proprietario del terreno e l'esecutore materiale del taglio. È un secco e deciso no. Quello venuto fuori dal Consiglio Comunale tenutosi ieri sera a Sassano nei confronti dell'azione annunciata da Shell Italia S.p.A. concernente l'avvio delle procedure di valutazione di impatto ambientale relativa all'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, meglio nota come Monte Cavallo, e che coinvolge i comuni di Atena Lucana, Brienza, Marsico Nuovo, Montesano sulla Marcellana, Padula, Paterno, Polla, Sala Consilina, Sant'Arsenio, Sassano, Teggiano e Tramutola. L'assise comunale, riunitasi per esprimere netta opposizione all'istanza che insiste sul territorio valdianese, ha manifestato apertamente e all'unanimità di tutti i consiglieri presenti in aula la palese contrarietà alle richieste della multinazionale operante nel settore petrolifero. Si allunga così, con il voto unanime degli amministratori di Sassano, l'elenco dei comuni valdianesi che non ci stanno ad accettare di buon grado l'avanzata, per ora consistente solo nell'acquisto di dati geofisici già acquisiti in precedenti campagne esplorative, da parte di Shell S.p.A. Tenta di rubare per fame della pasta e della passata di pomodoro all'interno di un supermercato di Polla. Viene scoperto dal personale e i carabinieri della stazione di Polla, una volta intervenuti, decidono di comprargli del cibo. Invece la merce che l'uomo aveva tentato di rubare è stata pagata da un suo familiare. È accaduto ieri mattina in un supermercato del centro cittadino. L'uomo, sorpreso a tentare di rubare, è un pensionato che vive in condizioni economiche estremamente precarie ed è anche gravemente ammalato. I militari dell'arma, quando si sono resi conto della situazione, hanno deciso di acquistare dei generi alimentari al pensionato, che poi è stato accompagnato a casa da un familiare. La CISL Salerno denuncia il mancato aggiornamento dei flussi informativi del registro tumori della provincia di Salerno, istituito nel 2013 per ogni provincia campana. Ascoltiamo il servizio. La CISL Salerno denuncia il mancato aggiornamento dei flussi informativi del registro tumori della provincia di Salerno, istituito nel 2013 per ogni provincia campana. Per la provincia di Salerno, l'ultima pubblicazione dei dati statistici validati dall'AIRTUM, Associazione Italiana Registri Tumori, da parte dell'ASL Salerno, riguarda l'annualità 2008-2009. È superfluo sottolineare che in assenza di statistiche aggiornate non si ha la situazione temporanea
temporale del numero dei nuovi casi di tumori che si verificano nella popolazione residente, denuncia il segretario generale della CISL di Salerno Matteo Buono. Il mancato aggiornamento del registro tumori è una omissione grave, soprattutto se riferita ad una regione dove l'inquinamento ventennale del ciclo dei rifiuti, i danni ambientali perpetrati negli anni, semina una strage continua e silenziosa. Senza fare falsi allarmismi, è evidente la correlazione tra rischio ambientale, mortalità e incremento delle patologie tumorali, continua. Sottrarre ai cittadini l'unico strumento scientifico di monitoraggio aggiornato vuol dire non permettere la dovuta consapevolezza dei possibili rischi a cui si è esposti, né l'attuazione da parte dei soggetti preposti degli interventi di eliminazione degli stessi. Per questo siamo pronti a segnalare alla magistratura competente i ritardi nella tenuta di aggiornamento del registro. Un centro di educazione ambientale, un canile al posto di una discarica. È ormai imminente l'avvio del progetto definitivo, già approvato con delibera di giunta comunale dal comune di Capaccio Pestum, per la riqualificazione dell'ex discarica in località Cannito. Nell'area di circa 3.000 metri quadri verranno realizzati un CEA, cioè Centro di Educazione Ambientale, un canile municipale con funzione di ricovero e spazi multifunzionali utilizzabili per gli scopi didattici e per il pet therapy. Il costo dell'opera si aggirerà intorno ai 2.800.000 euro. E occupiamoci ora di politica, parlando di elezioni amministrative. Nel prossimo servizio vediamo come si stanno preparando i comuni interessati al voto a sud della provincia di Salerno. A Teggiano è arrivato il decreto che consente il ritorno alle urne alla prossima primavera. A Tortorella torna in corsa per la carica di sindaco Nicola Tancredi. A Santa Marina Policastro inizia a profilarsi una sfida a tre. A Vallo della Lucania, PD in alto mare. A Vibonati, maggioranza in affanno sulla scelta del successore del sindaco uscente Massimo Marcheggiani, ormai al secondo mandato. Le prossime comunali stanno mettendo a dura prova la politica locale. A Teggiano, dopo il recente commissariamento, è arrivato finalmente in comune il decreto firmato dal Presidente della Repubblica che dichiara sciolto il Consiglio. Un atto giunto nei tempi necessari per consentire alla cittadina del Vallo di Diano di poter eleggere il nuovo Consiglio con l'imminente tornata elettorale, per cui il commissariamento durerà solo pochi mesi. Il sindaco eletto nel 2014, Rocco Cimino, decaduto in seguito alle dimissioni dei consiglieri di maggioranza dissidenti e della minoranza, ha già fatto sapere che sarà nuovamente candidato per la massima carica, convinto com'è di aver amministrato bene e nell'interesse della comunità. A Santa Marina Policastro, come era facile prevedere, le forze di minoranza alla fine non sono riuscite ad individuare un unico candidato a sindaco. Il nome di Gianluca Ladaga era condiviso da molti, ma non da tutte le varie anime d'opposizione. Il diretto interessato, per evitare scontri, ha preferito rinunciare alla corsa. A questo punto ognuno sceglierà il suo cavallo per l'importante sfida. La svolta ha restituito quindi l'importante compito al suo presidente Nicola Giudice, che torna ad essere, almeno per il momento, l'unico nome alternativo a quello del consigliere di maggioranza Giovanni Fortunato, che correrà in nome dell'amministrazione uscente. Ora a Santa Marina c'è chi è già al lavoro per una terza compagine. A Vibonati la maggioranza tarda a scegliere il successore del sindaco Massimo Marcheggiani, che sarà comunque candidato per la carica di consigliere, mentre in paese si è costituito il movimento socio-politico e culturale Voci Libere. Il nostro obiettivo, scrivono in un manifesto, è di creare una nuova democrazia partecipativa. Non sembra aver abbandonato l'idea di una candidatura a sindaco l'ex primo cittadino di Vibonati e già parlamentare Franco Abrusco. A Tortorella il voto di primavera porterà nuovamente in corsa per la carica di sindaco Nicola Tancredi, oggi vice sindaco. Il primo cittadino uscente, Luigi Sampogna, rinuncerà alla ricandidatura. A Vallo della Lucania il PD anche questa volta si fa trovare impreparato e diviso. Ancora oggi l'unico candidato a sindaco, certo, è l'uscente Antonio Aloia. Poi ci sono tanti aspiranti a caccia di alleati per ben figurare alla fine dello scrutinio.
Riaperto da ieri al transito veicolare e pedonale il tratto di strada tra la casa comunale e gli isolati 45 e 53 lungo la via panoramica del comune di Salvitelle, chiusa da mesi per i lavori di allargamento della piazza Belvedere e sistemazione delle zone adiacenti. I lavori in corso non sono stati ancora ultimati, ma notevole era il disagio per i residenti del centro storico e zone limitrofi, costretti a seguire percorsi alternativi. Grazie alla comprensione della direzione dei lavori, ha dichiarato il sindaco Raffaele Manzella, metà carreggiata è stata già delineata in attesa della conclusione dei lavori. Nel tratto di strada riaperto lungo la panoramica sarà necessario comunque procedere con la massima cautela. Le auto possono raggiungere nuovamente da ieri anche Piazza Belvedere con meno disagi per gli abitanti di Salvitelle. A Sapri, il 5 marzo, congresso di cittadinanza attiva per l'elezione del nuovo coordinatore. Tempo di rinnovamento per cittadinanza attiva Sapri Golfo di Policastro. Sabato prossimo, 5 marzo, si celebra il congresso locale per l'elezione del nuovo coordinatore, un incarico che negli ultimi 2 anni è stato ricoperto da Mario Fortunato, che ha già fatto sapere che non si riproporrà. Nella serena convinzione di aver svolto l'incarico a cui ero stato demandato, dice, ho deciso di non ricandidarmi anche perché credo fermamente nell'utilità del ricambio. Però, tiene a precisare, resto nel movimento e continuerò a dare il mio contributo quando mi sarà chiesto. A Fortunato dovrebbe succedere Lorenzo Latella, da tempo impegnato nella vita politica e sociale di Sapri e dell'intero Golfo di Policastro. Fino ad oggi è l'unico candidato alla corsa. Il congresso sarà celebrato nell'aula consigliare del comune di Sapri. Inizierà alle 16 con la relazione di fine mandato. Poi gli associati saranno chiamati ad eleggere il coordinatore dell'assemblea e i delegati al congresso regionale. Intanto il movimento ha incassato un altro piccolo successo sul fronte delle battaglie portate avanti a favore degli utenti dell'ospedale di Sapri, il potenziamento delle apparecchiature in radiologia e la pubblicazione del bando per dotare il presidio di un distributore di bibite. Soprattutto la notte, quando il bar interno è chiuso, è impossibile per pazienti e personale sanitario reperire anche una semplice bottiglia d'acqua. Il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, con un'ordinanza ha disposto in via contingibile e urgente la disinfestazione degli alberi all'interno del cimitero comunale colpiti da processionaria del Pino e la chiusura al pubblico del sacro luogo per domani, mercoledì 2 marzo, dalle ore 8 fino alla fine delle operazioni prevista per le ore 12. Al custode del cimitero è stata segnalata la presenza di insetti sui pini e di conseguenza le indicazioni sanitarie in materia di prevenzione impongono alle amministrazioni comunali di predisporre gli interventi di disinfestazione delle zone interessate. Le operazioni di disinfestazione saranno effettuate dal Servizio Fitosanitario Regione Campania, sezione di Salerno, coadiuvato da personale comunale. E la banca Montepruno, in collaborazione, quindi voltiamo a pagina, in collaborazione con il circolo Banca Montepruno e l'associazione Montepruno Giovani, organizza ormai il consueto pellegrinaggio all'URSS. Quest'anno il viaggio in aereo è previsto dall'aeroporto Salerno Costa d'Amalfi e si terrà dal 13 al 17 maggio. La banca Montepruno offrirà in viaggio di autobus di andata e ritorno Vallo di Diano, aeroporto Costa d'Amalfi, ed in aggiunta tutti i soci della banca Montepruno potranno beneficiare di uno sconto sulla quota di partecipazione pari a 50 euro. Ricordiamo che la quota di partecipazione è di pari a 590 euro a persona, comprensiva di volo diretto Salerno Pau e ritorno, tasse aeroportuali di soggiorno, trasferimento di bus dall'aeroporto e per l'aeroporto, sistemazioni in hotel 4 stelle, trattamento di pensione completa, assicurazione medico e bagagliaio. E adesso la linea va al meteo per conoscere la situazione meteorologica ovviamente per domani. Benvenuti al meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Diffusa nuvolosità. Vento da nord-est con intensità di 28 km/h. Raffiche fino a 44 km/h. Temperature comprese tra gli 1 e i 6 gradi.
Non ci sono ulteriori aggiornamenti né servizi. Andiamo in chiusura con il ricordarvi il numero di telefono per i vostri contatti telefonici 0975 520 166. Le vostre email a info@cosmostv.it. Seguite inoltre in streaming la nostra programmazione su internet, ovviamente all'indirizzo www.cosmostv.it. Bene, la prossima edizione ci sarà per voi domani alle ore 14 con il TG Flash. Io vi lascio intanto alla buona visione dei nostri programmi. Buona serata a tutti.